Wind3 è presente in questo evento importante intanto perché è a Milano. Milano è una città metropolitana che è sicuramente alla guida di una rivoluzione digitale delle Smart City e in questo senso testimoniare l'interesse di un operatore come Wind3 nel pieno di un processo di modernizzazione e consolidamento di rete, anche un'ottica di prospettive e di servizi innovativi al cittadino è sicuramente importante. Wind3 ha incentrato la vision di una città 5G nell'ambito della sperimentazione che in questo momento è in corso, tuttora in corso e proseguirà fino a giugno 2020, nelle città dell'Aquila e di Prato, città nelle quali Wind3 insieme a Open Fiber è capofila su questo percorso di sperimentazione guidato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Nella città dell'Aquila stiamo sperimentando un servizio di monitoraggio strutturale degli edifici, ovvero la capacità della rete di trasferire dati raccolti da sensori, tipicamente inclinometri, estensimetri, nel momento in cui il territorio è colpito da un evento sismico. In questo caso la capacità della rete di reagire in termini di tempi di millisecondo permette di tradurre queste informazioni in meccanismi di risposta emergenziale istantanea.